Che cosa ho fatto? Ha fatto anche il video. Ciao ragazzi, benvenuti su X-Wing Academy. Yeah. Oggi inquadratura nuova, perché lo spazio che abbiamo è questo, però non volevamo farvi mancare il video ovviamente. E nuovo Tactical Tips, oggi parliamo di navi che volano sopra altre navi. No, non è vero. Parliamo di navi con torretta. E vedremo un pochino come affrontarle e anche, come giocarle queste navi. Quindi, innanzitutto, che vuol dire la torretta per i principianti? Le navi che hanno montata già di base una torretta e quelle che possono equipaggiare una torretta sparano fuori dal loro arco di fuoco a 360 gradi. E questo lo potete notare se ce l'hanno di base. Vicino, intorno al numeretto rosso dell'arma c'è una freccetta circolare, ragazzi, quindi non vi potete sbagliare. Quindi sparano a distanza sempre range 1-3 fuori dal loro arco di fuoco. Questo gli dà un enorme vantaggio tattico, ovviamente, perché non hanno bisogno di troppi movimenti obbligati per poter sparare. Beh, la nave più giocata in assoluto con torretta è ovviamente il Millennium Falcon, che principalmente, oltre a essere una grande nave, insomma, spara 3 dadi con torretta, non è cosa da poco, e soprattutto ha 13 punti vita perché ha 8 scafi e 5 scudi. Se abbiamo piloti con nome, il pilota senza nome non viene quasi mai giocato. È una nave che può fare diversi ruoli, può adempiere diversi ruoli, dal tank, che è Chewbacca, che comunque può stare in mezzo alla mischia e essere circondato da navi, soprattutto superare le navi nemiche, magari con una 3 bank o con una dritta lunga, e sparare lo stesso. Ah, sì. E non è un vantaggio da poco. E Han Solo, che invece è un po' il fiancheggiatore del Falcon, se equipaggiato con migliorie ai motori, eccetera, eccetera, può veramente aggirare l'esercito nemico e sparare senza necessità della linea di vista, dell'arco di fuoco. E diciamo che questi sono i due utilizzi più comuni. Poi Lando, ma Lando si gioca poco, e è una nave che poi, tra l'altro, con le manovre che ha, riesce anche a muovere molto bene tra gli asteroidi, pur essendo a basetta grande, perché ne va uno stretta perché ci aprete quasi tutte le manovre. Sì, quindi diciamo che un Millennium Falcon può essere adibito a diversi ruoli, dal tank, come detto te, che non prende danni, al fiancheggiatore. E diciamo che nella controparte imperiale, sicuramente, secondo me, non può essere utilizzato come tank, cioè dritto in bocca all'avversario, il Decimator. Non, almeno io non lo vedo proprio come un tank, a parte il pilota che fa danno quando va a sbattere il maggiore Oikun, perché secondo me questo è proprio più una nave che deve fiancheggiare l'avversario, deve proprio ruotare intorno al campo, perché è, se vediamo soltanto scafi e scudi, è più resistente di un Falcon, perché se non ci basiamo sulla difesa ma solo sugli scafi, lui in totale arriva a 16 punti ferita in totale. Il problema è che ha 0 dadi di schivata, quindi tutto quello che gli sputate addosso gli fa danno, non si può difendere in nessun modo, e soprattutto non ha crew, a parte i Sannisard, che poi secondo me si è rivelata una mezzo bidone, nel senso che è un'azione quella che dovrà fare, adesso poi la spieghiamo. Non ha crew che ti permettono di difendere meglio, cosa che invece sul Falcon, che ha un dato in difesa, gli può essere dato R2-D2, Janors, C3PO, eccetera eccetera, e diventa veramente tosta, ragazzi. Quindi questa è più una nave da fiancheggiamento. È comunque un'ottima nave, perché spara 3 colpi, ha tutte le manovre, quasi tutte, non ha inversioni Goyogram, ma non ha neanche manovre rosse, e si distressa anche abbastanza agilmente e può ospitare tante crew e tantissimi altri equipaggiamenti. Costa tanti punti, ma vabbè, quello non è un problema. Quindi diciamo che per adesso questi due ruoli, nel ruolo di fiancheggiatore possiamo immetterci loro due. Sono, quando li giocate da fiancheggiatori, ovviamente cercate di girare in mezzo agli asteroidi o di tenervene proprio fuori, di sparare sempre, perché questo è importante. Si rischia spesso che, per evitare il fulcro della battaglia, si arriva fuori gittata,
E perdete 60 punti che sparano mezza lista. Spesso e volentieri la metà dei colpi che sparate stanno fuori dal campo e questa non è assolutamente una cosa buona, che si rischia di sparare poco giocando queste bestioni da 60 punti. Però diciamo che sicuramente queste navi a torretta possono essere giocate come fiancheggiatori. Abbiamo poi un altro tipo di navi a torretta che sono quelle che possono montare una torretta. E la prima uscita in assoluto mi sa che era Sì, l'Y Wing. Io ho la versione Scam perché il pilota che più mi è piaciuto dei nuovi usciti Scam dell'Y Wing è ovviamente Cavil, che ci dice che quando spara fuori dal suo arco di fuoco tira un dado in più. Questo gli permette di sparare 4 dadi di torretta blaster a distanza 2. Quindi anche lui assolve, secondo me, a una funzione di fiancheggiatore. Circa. secondo me sì, diciamo che il problema del fiancheggiare con queste navi qua è che per ora, non si sa con la nuova torretta che dovrà uscire, ma le torrette sparano massimo a gittata A 1-2, distanza 2. quelle equipaggiabili. Sì. Quindi il fiancheggiatore fatto in questi termini è un po' più un casino, specie con navi che non manovrano bene No. come queste, perché Ah, queste sì. mo Sì, no, loro due, sono ovviamente. navi grosse ma manovrano bene. L'Y, secondo me, c'è un L'Y bel c'ha la 3 diafragma. bank, ma c'ha la 3 stretta rossa. Sì. Insomma, Non è sicuramente il top della manovrabilità. Però secondo me non è nemmeno una nave che deve fare questo. no, quello sicuramente no. Quindi sì, è un mezzo fiancheggiatore, un ibrido, diciamo, che più spara fuori dall'arco di fuoco e meglio è. Ovviamente il mantenere la distanza 2 è ancora più difficile che mantenere la distanza 3. Tu come useresti una Y Ma io equipaggiata a più punti? tendo, quando gioco, giocate spesso sia l'Y sia la Hawk con la torretta. Di solito uso la torretta Blaster o anche la torretta Ioni. E, di solito tendo a far prendere il centro del campo un po' a tutta la lista, poi a seconda di come, di che lista ci gioco insieme. E tendo a fargli fare sempre più o meno la stessa traiettoria, quindi lo stesso set di manovre. Magari. Di solito una volta che ho preso il centro di campo, l'unica variazione che ha è fare due stretta, due stretta, due stretta, due stretta, girare in tondo, o fare una specie di otto, quindi due stretta, poi due stretta, magari una due stretta dall'altra parte, quindi fare questa specie di grosso otto rimanendo più o meno al centro del tavolo. E così si riesce quasi sempre a stare a range 2, a Sì. meno che non si hanno contro navi particolarmente manovrabili o liste particolari, ma diciamo che di media. Fargli fare queste manovre un po' standard Sì, aiuta, sicuramente è la cosa migliore. specie contro avversari che magari non sono abituati a giocarci. Quindi sì, disegnare una traiettoria che ti permette di mantenerti sempre a range 2, però devi avere il resto della lista veramente d'impatto, secondo me. Soprattutto con Cavil, se parliamo proprio di Cavil, perché viene a costare 30 e rotti punti e difende sempre con un dado, ragazzi. Quindi difficile da usare l'Y Wing, ma che se giocata spacca veramente. E altre navi a torretta c'è la Hawk, che La è Hawk. una delle mie preferite per i ribelli, anche se non li gioco, però mi piace un sacco come Diciamo che nave. se l'Y Wing può essere girata anche senza torretta Sì. perché tira due dadi d'attacco, quindi so comunque 8 punti ferita. La Hawk no, perché difende come un X-Wing, due dadi di difesa e 5 punti ferita, uno scudo e 4 hull, ma c'ha solo un dado d'attacco e costa comunque, diciamo, se si usano i piloti con nome viene a costare intorno ai 30 punti. Il pilota senza nome costa 12 di base, mi sembra. Che insomma è poco, ma non viene quasi mai usato. No, È una nave da piccolino. supporto, è una nave in cui l'importante è più che altro è la sua abilità piuttosto che quanti danni fa. Perché Sì, tutti e assolutamente. 3 i piloti della Hawk Imperiale hanno delle abilità straordinarie, e anche quelle della Hawk Scam, secondo me, sono ottime. E però appunto va equipaggiata per forza con una torretta, quindi 5 punti di torretta Ioni o 4 punti di torretta Blaster. E se Assolutamente. si mette la torretta Blaster ha anche qualcosa che gli faccia prendere due focus, come Che Recon deve attivarlo. Specialist, perché deve attivarla, oppure Moldy Crow anche. Di solito si giocano entrambe, Moldy Crow e Recon Specialist, specie su Kalkatarn, quindi si va a pagare più o meno sui 30-31 punti. E la nave, che poco non è. No,
Però devo dire la verità che è vero che, ripeto, in ambito turnistico non è il massimo della competitività, però si gioca, io l'ho giocata e si può giocare, non è impossibile da giocare, è anche molto divertente. Sì, è difficilissima da muovere. Muove come un B-Wing, più o meno c'ha lo stesso deal, mi pare uguale identico. Sì, però non ti puoi mai permettere mezzo errore con questa, perché no. Te randellano subito i colpi. Sì, anche però. Sì, anche. Diciamo che solitamente è un bersaglio che l'avversario non prende come primario. Però si scorda che comunque a range 1-2 spara 3 dadi. Quindi sì, è un Falcon fondamentalmente. Ah sì. Che di differenza ha due dadi di schivata e di solito 8/7-8 token focus vicino. Quando arriva. E quindi non è che muore tanto facilmente, no, poi alla fine. Assolutamente no, infatti è proprio un'ottima nave. Quindi abbiamo visto un po' le differenze tra questi, a parte di dimensioni, proprio di utilizzo, tra i missili enormi come il Decimator, il Falcon, dei ribelli c'è anche la YT 2000. La YT, 2400. Sì, quella è un'altra nave a torretta che non abbiamo detto, che però fa comunque più o meno lo stesso ruolo del Falcon, è una fiancheggiatrice, non può fare la tank perché è molto fragile. Si è equipaggiata con la Scanner Neo-Trader, con la Scanner Neo-Trader. Sì, ovviamente vai equipaggiata con la Scanner Neo-Trader, altrimenti diventa molto poco incisiva, solo 2 dadi in attacco per 30 punti di nave, non sono il massimo. Quindi svariati ruoli per svariate navi, e adesso abbiamo visto come giocarle queste navi, e adesso vediamo un pochino, parliamo un po' di come si affrontano queste navi, che non è mai cosa semplice, perché soprattutto per chi inizia a giocare, perché per esempio quando abbiamo iniziato noi, abbiamo comprato il base, io un TIE Bomber e lui Nala. L'acquisto dopo è stato uno Slave One e il Millennium Falcon, e da lì ho cominciato a perdere una serie di partite una dopo l'altra, perché non avevo idea di come affrontare una nave che mi sparava ovunque andassi. Ci ho messo inoltre tantissimo tempo a imparare a muovere il Firespy, che non è facile, quindi perdevo sempre. Quindi posso capire se chi sta all'inizio, la prima cosa che gli viene da dire dopo 10 partite contro il Falcon è che il Falcon è imbattibile. Non è così. Come affrontiamo queste navi? Vabbè, io da giocatore di Falcon, allora, sono usciti gli autotraster, che ovviamente non ci danno una mano, ma costano, sono punti. Quindi non sempre è possibile metterli, e soprattutto non sempre conviene. Sì. Fondamentalmente il punto è, non gli andate a range 1 mai. Oddio, sì, dipende con quante cosa, navi contemporaneamente, perché se andate con 8 navi, se 8 navi, vabbè, magari 4 navi a range 1, inizia a essere brutta per il Falcon, perché comunque schiva con un dado. Per quanti C3PO ci muove sopra, ma come sempre con un dado schiva. E poi C3PO una volta per turno. C3PO una volta per turno. Diciamo che forse il metodo migliore per affrontarla è comunque starci dietro. Sì. Perché? Perché diciamo possiamo fare delle coyogran, possiamo cercare di andarla a incastrare ai lati, ai bordi, cercando di rimanere ai fianchi, di rimanerle ai fianchi in modo tale da coprire le eventuali strette che farà, e soprattutto è da ricordare che è una nave che può anche muovere veloce, quindi è una nave da incastrare fondamentalmente nell'angolo per cercare di giocarsela in maniera facile, altrimenti subissarla di colpi, spararle il più possibile e cercarsi appunto di non trovare a range 1 in una brutta posizione, cioè che il turno dopo lei ci spara e noi no, e quello è il punto. Dobbiamo cercare di fare manovre che ci portano a spararle tutti i turni, per quanto ovviamente sia possibile, poi dipende sempre dall'avversario come muove. Certo. Però no, dobbiamo cercare di non trovarci mai appunto in queste situazioni, magari o anche faccia a faccia, è importante quello. Magari evitare di fare le azioni facendolo andare a sbattere, e non è anche quella è un'ottima strategia. Sì, diciamo che secondo me quando giochi tante navi sono importanti due cose: uno, concentrare il fuoco su queste navi, perché devi farle fuori il prima possibile ovviamente, e due, non trovarsi mai o comunque mai possibile a range 2, che secondo me è il range più sconveniente in assoluto per affrontare una nave con torretta, perché a range 3 se hai più navi difendi meglio tu, e lui difende con dado in più ma sempre uno è. E quindi ti conviene stare a range 3 se proprio non ti puoi avvicinare.
se ti devi avvicinare è meglio arrivare a ringiuno perché tanto tu non prendi il bonus per la distanza, ma a quel punto prendi il bonus in attacco. Lo prende anche lui, ma lui è un dato in più. Tu magari ci arrivi con un sciame, sono 3, 4 dati in Certo. più. Quindi conviene sempre stare o a 3 o a 1 nei limiti del possibile. E quando affrontare una nave del genere, spesso e volentieri non avrà moltissime cose vicino. Quindi far fuori 50, 55, 60 punti, subito vi può garantire un buon margine per andare a vincere o comunque una buona dose di punti vittoria. Poi dipende pure Sì. dalla Diciamo partita come va, però. il problema grosso, ad esempio, delle liste con 10 metri è che di solito si giocano col Phantom. Sì. E quindi avere un Phantom in late game che rompe il cavolo, anche perché 10 metri almeno 3 turni di solito ci vogliono per Sì, buttarlo giù, magari migliore sì. tirate molto molto sopra media, però avere un Phantom poi che rompe il cavolo per tutto il resto della partita inizia a diventare pesante. Sì, Quindi dipende sempre da che cosa si avvicina, ma comunque di solito io punterei a loro, ah, indubbiamente, è specie grande, sul sì, Falcon. assolutamente sì. E diciamo che sì, per affrontare queste così, per affrontare la YT 2400 è un pochino più complicato perché mentre il Falcon almeno gli asteroidi gli creano problemi, alla YT con Dash Rendar no. E adesso vi possiamo, almeno qui a Roma, è il pilota più giocato in Sì, assoluto. penso di sì. Io ho visto una volta giocato ad Envril senza, con scarsi risultati perché non, vabbè, ragazzo, non avevo fatto una lista perché là devi fare una lista apposta intorno a lui. E Libo non l'ho mai visto giocato, ho visto Secondo me solo Dash Rendar spam Libo malissimo. non è male. E quindi Dash Rendar è difficile da affrontare. E io ci ho vinto a Pescara contro Jacopo. E la strategia che ha funzionato con me è stato giocare molto, scusate, sta cascando tutto, giocare molto molto aggressivo. Nel senso, lui se lo lasciate libero di muoversi vi aggira e vi massacra perché vi tira 4 bordate a turno. Quello di Jacopo ne tirava 5 perché aveva vicino la Hawk e gli dava il dato in più. Quindi vi assicuro che 5 cannonate a turno di Last Cannon vi arano qualsiasi nave avete in gioco. E come ha pagato l'aggressività? Cioè io ho cercato subito di incastrarlo in un angolo, poi lui comunque ti riesce a superare, ma lo costringi a muovere in determinati modi. È difficilissima da affrontare, quindi se ci perdete tante partite non ci si può fare niente perché è assolutamente una nave fortissima. Però io vi consiglio, provate la strategia dell'aggressività, non lasciate che lui muova, ma bensì andatevi voi addosso. Se giocate tante navi, cercate magari con i TIE Fighter imperiali di bloccarlo, con i Bandit magari lo mandate a sbattere, gli impedite il barrel roll. Può funzionare, ragazzi, può funzionare. E quindi questo, per quanto riguarda l'affrontare navi piccole a torretta, è come affrontare Normale, navi cioè normali. sparategli e basta Sì. fondamentalmente. State attenti appunto a sparargli, cioè a non farli sparare senza che voi sparate, perché Come al ovviamente c'hanno solito, la torretta, ma per il resto, nel anche senso. con i movimenti, che se questo non ha la torretta e questo sì. Evitate che magari voi vi mettete qua per sparare e avete calcolato male che lui farà questo e vi viene dietro e vi spara lui. Quindi anche con i movimenti quando affrontate magari Certo. tante navi così, state attenti a non farvi superare e a cercare sempre di concentrare il fuoco perché è la base. Se vi affrontate una Hawk, cercate di capire come la sua abilità entra in sinergia col resto, anche le Y. Perché se pensate che togliendola si possa depotenziare molto la lista, mirate subito a quella. Altrimenti, se sono abilità secondarie tipo Kyle Katarn che passa un focus, potete anche pensare di levarla dopo, tanto non è una nave particolarmente Sì. ostica, diciamo sta ai livelli di un X-Wing, ma costa molto di più. Come la lista che hai fatto tu con Rourke Garnett, che lui giocava Rourke Garnett, B-Wing e Chewbacca, e tu puntavi ovviamente a buttare giù Chewbacca per far punti, non, cioè al primo impatto ti veniva da fare quello, ma poi girava tutto intorno a Rourke Garnett che mandava abilità Ovviamente. 12 Chewbacca e il B-Wing, e Chewbacca abilità 12 è una Poi rottura immensa pure il B-Wing che sì, spara abilità 12. dipende sempre che lista si trova Sì, davanti, perché ovviamente lo sciame no, però un certo. Phantom inizia a diventare. Molto problematica. Sì. Molto, molto problematica. Quindi, ragazzi, queste erano un po' di opinioni nostre su queste navi. Io direi che vi possiamo lasciare in descrizione pure, che ne so, un paio di liste per uno.
con magari una lista con Decimeter, una lista con Ypsilon Scam. Lasciamo un po' di liste che potete prendere e provare per giocare queste navi a torretta. E ultimo consiglio: per batterle ci dovete giocare molto tanto contro, è l'unico modo per capirlo. Sì, poi anche perché ognuno ha la sua strategia, quindi ognuno deve imparare come approcciarle, sì, a seconda della propria strategia e della propria lista, assolutamente sì. E lasciateci tanti commenti come le usate voi, come le affrontate, e ci vediamo al prossimo video di Xing Academy. Ciao.